Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, tornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti». Parola del Signore. Mi sto chiedendo come mai mi ritrovo solo fra gli italiani e sono loro che sono io piuttosto che devo proporre una meditazione in questa messa. È il segno che, indipendente dalla nostra provenienza, Cristo ha fatto di noi un'unica famiglia. È il mistero di ciò che ci accomuna. Siamo figli dello stesso Padre e in questo ho la gioia di dire grazie al Signore e di dire grazie a tutti voi qui presenti. Il Vangelo della domenica scorsa si concludeva in un modo difficile da accettare dalle stolte, le vergini stolte. «Non vi conosco». È terribile. Accogliere delle parole così alla fine di una vita, spesa magari per Dio attraverso vie storte, oppure una vita dissoluta. Il Vangelo di questa domenica si conclude anche per il terzo servo. Servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre,
là sarà pianto e stridore di denti. Non c'è alternativa tra quanto ho appena detto e il fatto di sentire dentro di sé servo, fedele, a entrare nella gioia del tuo padrone. Tutto dipende da come spendiamo la nostra esistenza terrena. E a maggior ragione, per noi che abbiamo capito che Cristo è tutto per noi, spendiamo la nostra vita portando nel cuore questa coscienza. Cristo è il mio Salvatore. Cristo è il mio unico bene. Mi auguro davvero che usciamo da questa celebrazione rinnovando la nostra identità. Rinnovando la nostra identità. Perché con la precarietà della nostra vita, con l'esperienza dei nostri limiti, ci capita di dimenticare ciò che siamo in Cristo, e per Cristo e per i fratelli. Per cui il Vangelo di questa penultima domenica del tempo liturgico ci richiama l'atteggiamento di questi tre servi. Il padrone, con la generosità che aveva nel cuore, ha dato i suoi averi, gratuitamente, senza richiedere nulla da parte di questi servi. Li chiamò a sé, perché doveva andare, partire per un lungo viaggio, consegnando a questi i suoi beni. Chi oserebbe farlo? Se tutti noi ci impegniamo a recintare proprio i nostri beni, chi vorrebbe davvero mettere i suoi beni a disposizione di questi servi, non sapendo dall'inizio cosa ne farebbero? L'Evangelista comincia con l'atteggiamento dei primi servi. Subito! Questa parola significa che il primo servo, che ha ricevuto 5 talenti, non ha voluto sprecare tempo. Perché non sappiamo quando verrà quel giorno, quel benedetto giorno in cui ti ritroveremo davanti al giudice. Subito. Non c'è tempo da perdere. Non c'è tempo da perdere. Ogni attimo della nostra esistenza è da spendere in modo responsabile. Non c'è tempo da perdere. Quello che ha ricevuto 2, anche lui, subito, dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Dopo molto tempo. Non ha voluto stare lì con loro per fare pesare la sua presenza sul modo di spendere quanto hanno ricevuto. Perché la libertà che hanno nel cuore, hanno bisogno di farne buon uso. E sono andato. Fate uso di ciò che avete ricevuto. Cari fratelli e sorelle, è un richiamo che ci viene indirizzato. Il padrone liberamente ha donato i suoi beni, secondo le capacità di ognuno, ovviamente. L'ultimo servo ha ricevuto un talento e pensa di avere una conoscenza molto profonda del suo padrone. So che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura. Mentre tutti noi, con il Salmo responsoriale, abbiamo detto: beato chi teme il Signore, perché il timore di Dio è l'inizio della saggezza. Se perdiamo il timore di Dio, perdiamo tutto. Questo servo che ha ricevuto un talento pensa di aver salvato magari la sua identità, l'ha seppellita con l'unico talento che ha ricevuto. Cosa abbiamo fatto noi dei talenti ricevuti? È uno dei talenti di cui ci parla il libro del Proverbi. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Ciò che è vero per la donna lo è anche per l'uomo.
ci aggrappiamo molto spesso a quelle cose che lasceremo un giorno. Cosa facciamo dei talenti che il Signore nella sua generosità ha elargito a noi poveri? Servi che non contano per nulla, ma il Signore ha ancora fiducia nell'umanità. Cari fratelli e sorelle, il mio augurio per voi è che riscopriamo ciò che siamo in Cristo per fare buon uso di tutto ciò che ha messo alla nostra disposizione. Siamo capaci ancora di fare ogni cosa nuova nella nostra vita e l'Eucaristia è il luogo privilegiato per dire: Signore, hai dato la tua vita per noi, anche noi vogliamo spendere tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che siamo, perché il tuo regno si manifesti continuamente su questa terra dove ci troviamo. Perché Paolo ce lo ricorda, come alla comunità dei Tessalonicesi: siamo figli della luce, è la nostra identità, non siamo delle tenebre, ma siamo figli della luce. Cosa deve fare il figlio della luce? Deve vivere da figlio della luce. Cosa ne facciamo? Il Signore ci aiuti a ridimensionare la nostra vita tenendo presente questo faro che il Signore mette sulla nostra identità. Sei figlio della luce, sei figlia della luce, non dimenticarlo. Vivi ciò che sei. Ringraziando Don Marco che ogni anno, dall'anno scorso, mi fa questa sorpresa di raccogliere i togolesi che sono lì. Sono tanti italiani, ma che hanno la cittadinanza onoraria del Togo. Ecco, ce ne sono lì che pregano con noi. L'esperienza vissuta, Don Michele, 2009, in Togo, che meraviglia! Quanto ci sentivamo figli dello stesso padre, condividendo le gioie e le esperienze della mia gente, dove sono partito da nulla. Mi sono detto: il Signore era con me in questa barca, non mi hai abbandonato, sei tu Signore il mio unico bene. Quando ricorre questo salmo nella liturgia, il mio cuore dice: Signore, solo tu sei grande. Ringrazio il Signore che mi ha fatto cogliere i primi frutti dell'esperienza delle scuole che ho iniziato a fare. L'anno scorso è uscito il primo medico da questa scuola. La prima scuola l'ho iniziata nel 99. È uscito il primo medico. È una soddisfazione. Un santo orgoglio. Il Signore sa comunque che la lode è a Lui e solo a Lui che è la sorgente della nostra vita. E tanti altri che lavorano nei diversi settori della vita sociale oggi, solo a vedere questi mi dico: solo sei tu che sei grande. È una nuova comunità che sto portando avanti da ormai 11 anni, comunque ho 27 anni di sacerdozio, non è che sono... E da 11 anni sto avviando questa nuova comunità dove ho iniziato ancora l'esperienza delle scuole. Non riesco a fermarmi. Quante volte mi sono detto: penso di aver fatto il minimo, mi devo fermare. Ma guarda, non so chi ha il freno a mano e tira continuamente. Magari è lui. Perché fermarti? Se questi ragazzi hanno bisogno di te. È il nono anno che ho iniziato questa scuola media, in questa nuova comunità. Sono partito con 58 ragazzi e oggi sono in 557. Chi è bravo? Non sono io. Non sono io. Dietro al mio volto ci sono tanti altri. Quelli che hanno saputo dire sì con me al Signore in questo percorso. L'anno scorso ho iniziato anche una zona dove non c'era nulla, ho dovuto partire ancora con un'altra scuola elementare
ho iniziato con 64 l'anno a settembre del 2022, allora il 25 settembre scorso sono passati a 178. E il governo, ciò che mi dà ancora sollievo, ha riconosciuto le mie scuole come scuole di riferimento. Santo orgoglio. E mi ha chiesto se potevo anche iniziare una scuola materna. Senza averlo messo in programma, da aprile mi sono dato da fare, mettendo insieme tutto ciò che ricevevo, che... via, una scuola materna, che ho iniziato con 70 bambini a settembre scorso. E mi chiedo, come si fa? E sono questi cuori innocenti che mi danno di fare l'esperienza della prossimità di Dio. Questi bambini che ti vengono addosso il primo giorno di scuola, le mamme che sono là, mamma mia, chi voleva tornare a casa, chi non voleva questo, chi non voleva quell'altro lì, per me era un segno dal cielo. Va avanti, ti sono vicino, non avere paura. Sono queste parole che mi danno sollievo in questo cammino. Allora, vi presento queste situazioni cogliendo questa bellissima occasione per dire grazie a tutti voi che in un modo o un altro sostenete questo progetto di vita, dico sempre progetto di vita con me. Da 7 mesi ora è un occhio che piange. Abbiamo nella nostra zona un centro dove vengono raccolti i malati mentali. Non mi sono interessato in quanto tale, ma sono stato convinto da un confratello, vai almeno a vedere ciò che sta succedendo lì. Sono andato in questo centro, sono in quasi 300 lì, e tanti di questi vengono ancora legati con le catene alle alberi, le catene ai piedi. Terribile quanto vi sto raccontando. E quel giorno ho visto una ragazza di 13 anni che veniva dal Ghana. Il Ghana è il paese confinante dove si parla inglese, e questa parla esclusivamente inglese, e nessuno del centro poteva discutere con lei. Mi sono affiancato e questa mi dice: padre, padre, cosa mi hai portato da mangiare? Ero con il chierico e l'ho chiamato. Penso di avere ancora un pezzo di pane nella nostra borsa. E mi ha detto di sì, me l'ha donato. Ho messo questo pezzo di pane nella mano di questa ragazza che mi guarda negli occhi, sorridendo. Allora mi sono detto, almeno ho potuto fare qualcosa di buono per meritare anche io di... E subito dopo mi dice: padre, manca qualcosa. Cosa manca? Mi hai dato il pane, ma non mi hai dato la benedizione. Pane senza benedizione. Ma io sono detto, ma non è comunque l'Eucaristia che devo celebrare qua? Mi hai dato il pane, ma non mi hai dato la benedizione. Vi dico con sincerità che si è aperto il mio cuore. E da quel momento non posso opporre un'indifferenza a questa situazione. Tanti casi. Non è che vengono legati per una giornata, oppure una settimana, oppure per un mese. Ce ne sono che stanno, anzi, per fare quasi un anno, con le catene ai piedi. Non è che vengono slegati per questo o per quell'altro lì. Sono lì e fanno tutto lì, senza scendere nei particolari. Tutto lì. Giovani, 18, 20 anni, 22 anni, sono lì, punto e basta. E quando questi non trovano da mangiare, potete immaginare ciò che succede in quel centro lì? Allora, quel giorno mi sono detto, ma guarda, vedere una ragazza in queste condizioni, io devo tornare a casa, perché ho la canonica, la cuoca che mi dà un piatto di minestra da mangiare, ecco, mi riscaldo,
non ci riscaldiamo neanche in Africa perché abbiamo già il sole che fa la maggior parte del lavoro. E vado a dormire tranquillamente, mi alzo il giorno dopo e vado in giro, ecco, ho dato un pezzo di pane. No, non mi bastava questo pane dato. Hanno bisogno di recuperare la loro dignità. Ho cominciato così a chiedere agli amici che potrebbero aiutarmi. A questo caso grida vendetta. E una famiglia così mi ha detto, padre Gian, mandaci il preventivo per un pozzo, perché non avevano neanche acqua potabile da bere. Ho dovuto fare un pozzo artesiano e con una cisterna di 2000 litri e quel giorno una festa che non finiva più, perché d'ora in poi potrebbero bere acqua potabile. Anche loro sono figli di Dio? Sì. Un'altra famiglia ha la memoria di una nonna della famiglia, vogliamo offrire qualcosa anche per le casette, perché non c'è nulla. È stata costruita 2 anni fa una cappella lunga di 20 metri su 7 dove tutti dormono ogni sera. Tutti, quelle centinaia, 20 metri su 7, tutti, e il giorno dopo fuori. La sera, il giorno dopo fuori. E questo amico mi dice, mandaci il preventivo di una casetta. Ho fatto fare il preventivo, quelli gli dico, ecco, anche per dire grazie al Signore per un dono ricevuto, ti offriamo 7 casette da costruire per questi fratelli. Mi sono detto, è la mano di Dio, non la mia. Vorrei, in questa Eucaristia, affidare alla vostra preghiera questi nostri fratelli e sorelle. Hanno una dignità. Hanno bisogno di fare l'esperienza della prossimità del Signore. È solo guardando questi fratelli e sorelle con il cuore che il Signore ha messo dentro di noi, che possiamo dire, Signore, non posso fare festa senza questi fratelli e sorelle. Il Signore ci benedica, la vostra preghiera a Solofra avrà un impatto nella vita di questi fratelli e sorelle. Che il Signore ci benedica e ci dona la grazia di fare questo passo di qualità. Con una semplice preghiera, il Signore è capace ancora di scrivere una nuova storia con questi fratelli e sorelle. Sia lodato Gesù Cristo.